presentiamo l'azienda agricola biologica Martelli. Siamo a Configni, nel cuore della Bassa Sabina, dove è possibile acquistare direttamente dal produttore le migliori carni, gli ortaggi, la frutta, il superlativo olio extravergine d'oliva. L'azienda agricola biologica Martelli offre anche un colpo d'occhio ad altri tempi, grazie al pascolo libero di bovini e ovini. La nostra carne ha un altro sapore, i nostri formaggi non conoscono eguali e l'extravergine è tutta un'altra cosa. Azienda agricola biologica Martelli, via Pomarolo, Configni, Rieti, 0746 67 22 65. Cerchi un punto di riferimento per la tua auto? Angelucci Car Service e Angelucci Auto sono quello che fa per te. Con Angelucci Car Service, carrozzeria, assistenza, meccanico, gommista, riparazioni, lavaggio e consulenza tecnica non saranno più un problema. La tua necessità è acquistare un'auto? Beh, nessun problema. Angelucci Auto è concessionario ufficiale Renault e Dacia per Rieti e provincia, specializzato in vetture Toyota, Fiat, Lancia e Alfa Romeo. Dalla vendita alla gestione della tua vettura, per ogni tua esigenza, ci siamo noi. Angelucci Car Service e Angelucci Auto. Siamo in via Fratelli Sebastiani 8 a Rieti. Un solo punto di riferimento per tutte le esigenze della tua auto. Si apre un nuovo fronte sulle privatizzazioni che la Giunta Petrangeli del Comune di Rieti sta attivando in città. Sull'albo pretorio municipale è apparso un avviso pubblico per la concessione a terzi dello stadio di atletica leggera Raul Guidobaldi e dell'impianto sportivo Campo d'Altura del Monte Terminillo. Il grido d'allarme lanciato dai gruppi consigliari di opposizione di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Noi con Salvini viene rilanciato in queste ore dagli attivisti del Movimento 5 Stelle. Dopo aver deciso di esternalizzare lo storico teatro Flavio Vespasiano, alcuni asilo nido e lo spazio ex Manni, il teatrino politico locale mette mano ad altri gioielli della città, spiegano i grillini. La polemica politica ai massimi livelli e a questo punto tutti i gruppi di opposizione chiedono le dimissioni in blocco della Giunta Petrangeli e dell'intero Consiglio Comunale. Se non sono in grado di amministrare i Rieti, lascino perdere e si torni subito alle elezioni, hanno dichiarato dal movimento politico Cuore Nazionale. Rieti merita un futuro per le famiglie che ci vivono e non di essere svenduta a pezzi. Sabato scorso il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti si è fatto fotografare ed intervistare mentre consegnava sorridente treni nuovi e bus praticamente in tutte le province del Lazio. Pullman e locomotori veloci, Vivalto e Jets sono stati immessi nelle tratte Roma Latina, Roma Ostia, Roma Frosinone, Roma Frascati, Velletri, Roma Guidonia Tivoli, Roma Civitavecchia Tarquinia, Roma Viterbo. Mezzi nuovi, puliti e veloci in tutta la regione, tranne che a Rieti. I pendolari reatini non possono più sopportare questa umiliazione. Noi viaggiamo su macchine rotte e che perdono pezzi per la salaria. E i treni? Prima hanno detto che dovevamo ammodernare i ponti e i binari, cosa che è stata fatta da quasi 2 anni. E i locomotori veloci, dove sono finiti? Quando i reatini potranno avere 4 corse dirette al mattino e 4 di ritorno il pomeriggio sera sulla Rieti Terni Orte Roma? Perché veniamo trattati così? Dov'è la politica? Dov'è finito il parlamentare Melilli, segretario regionale del PD? E Mitolo? Refrigeri? Perché il sindaco Petrangeli non difende la sua città e non va a battere i pugni in regione? Noi della UIL diciamo basta, dice Alberto Paolucci, segretario provinciale del sindacato. Il tessuto economico reatino perde ulteriori 78 imprese nel primo trimestre 2016 a fronte di 256 nuove iscrizioni e di 334 cancellazioni dal registro delle imprese della Camera di Commercio. È quanto emerge dall'analisi dei dati ufficiali sulla natalità e mortalità delle imprese tra gennaio e marzo 2016, diffusi da Unioncamere e Infocamere, secondo cui il numero di imprese a livello nazionale si è ridotto di 12.600.
1.681 unità. Una flessione comune a tutti i trimestri d'inizio d'anno, tradizionalmente caratterizzati da un bilancio negativo a causa del concentrarsi delle cancellazioni sul finire dell'anno precedente. Tra le forme giuridiche, il segmento più dinamico del tessuto imprenditoriale reatino continua ad essere quello delle società di capitali, aumentate di 13.000 unità. L'analisi a livello territoriale mostra saldi negativi in tutte e quattro le grandi ripartizioni, ciascuna comunque in miglioramento rispetto ad un anno fa. Il nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Rieti ha eseguito una serie di sequestri preventivi nei confronti di alcuni amministratori indagati per evasione fiscale. Le attività coordinate dalla locale Procura della Repubblica hanno riguardato il blocco di denaro e beni immobili fino alla concorrenza di quasi 1 milione di euro, allo scopo di evitare che suddetti valori vengano dispersi e di rendere quindi efficaci le successive procedure coattive di recupero delle imposte evase. Alcune verifiche fiscali, eseguite sia dalle Fiamme Gialle reatine che dall'Agenzia delle Entrate di Rieti, erano infatti sfociate con il deferimento dei responsabili all'autorità giudiziaria per svariate ipotesi di reati, tutti legati all'evasione fiscale, che vanno dall'infedele o omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi all'occultamento o distruzione di documenti contabili fino all'emissione ed utilizzo di fatture false. Gli imprenditori denunciati esercitavano nei settori della gestione di impianti sportivi di go-kart, del commercio di alimenti e dell'industria boschiva. Più in particolare, in qualche caso, i titolari avevano soltanto formalmente cessato l'attività, continuando di fatto a fare impresa, occultandone i relativi redditi. Con l'esecuzione degli ordini di sequestro preventivo emessi dall'ufficio del GIP, giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Rieti, su richiesta della Procura della Repubblica di Rieti, la Guardia di Finanza ha materialmente bloccato i conti correnti, oltre a tutte le possidenze mobiliari ed immobiliari degli indagati, fino alla concorrenza di oltre 900.000 euro. Annullato a data da destinarsi il tavolo d'incontro con i lavoratori della Solsonica da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, come afferma Luigi D'Antonio della FIAM CGIL di Rieti. Il Ministero non ha riconvocato le parti, l'azienda non si è resa disponibile a fare l'incontro di oggi. Resta ancora senza una risposta certa la questione sulla continuità discussa nell'ultima assemblea. Per quanto riguarda il tema della riassunzione abbiamo portato a casa delle certezze. C'era un nodo che era rimasto aperto, che era quello della continuità, quindi l'azienda ha ribadito che per loro sono nuove assunzioni e quindi applicava le normative vigenti. Vista lo stato della situazione abbiamo ritenuto come organizzazioni sindacali di fare un passaggio con i lavoratori per capire se questo tema qui era un tema che poteva nel senso proseguire oppure se c'era un mandato a proseguire oppure no. L'assemblea che abbiamo fatta ieri ha praticamente detto che, e rispettiamo la volontà dell'assemblea, che su questo tema, sul tema della continuità non si può andare avanti, quindi hanno detto all'azienda che il tema o si va avanti con la certezza della preoccupazione che in parte abbiamo portato pure a casa con l'accordo, ma anche con la continuità, quindi con le stesse regole che hanno i stessi lavoratori che là dentro, oppure l'accordo salta. Non ci piace neanche la presa di posizione politica da parte di Confindustria, aggiunge D'Antonio, che ha voluto inserire una riga nell'accordo secondo la quale i lavoratori verranno assunti in base alle normative attuali, contestata perché, secondo il sindacalista, non riuscirà a far recuperare la fiducia dei lavoratori stessi. Arrestato dai carabinieri di Poggio Mirteto per aver preso a pugni la compagna. L'uomo pregiudicato è un rumeno di 39 anni. I carabinieri sono intervenuti nell'abitazione dove i due convivevano a Tarano a seguito della denuncia della donna che subiva già da anni violenze e maltrattamenti da parte dell'uomo. La donna, portata all'ospedale di Civita Castellana, è stata dimessa con una prognosi di 10 giorni. Il compagno è stato trasferito nella casa circondariale di Rieti a disposizione dell'autorità giudiziaria. Partirà sabato 23 aprile alle ore 15 dal campo scuola Guidobaldi di Rieti Corriamo Autismo, una camminata sportiva cittadina non competitiva e solidale, come ha spiegato Nunzio Virgilio Palucci della Locomotiva. È una camminata, una passeggiata non competitiva assolutamente, una passeggiata sportiva
che prevede appunto questa partenza dal campo scuola di Rieti fino al cortile, dove è prevista appunto l'arrivo con una gloriosa festa, l'arrivo di questa passeggiata al cortile, dicevo, di Sant'Eusanio, lì dove c'è il centro Sant'Eusanio, appunto questo spazio dedicato alle persone con autismo. L'evento, organizzato dall'assessorato alle politiche sociali del comune, dai Lions Club di Rieti e Città Ducale e dalla cooperativa sociale Locomotiva, ha lo scopo di far conoscere la drammaticità della patologia autistica. È ovviamente una camminata sportiva che ha proprio come scopo quello di sensibilizzare le persone, è quindi una passeggiata di solidarietà per le persone, nei confronti delle persone con autismo e le loro famiglie. È una patologia molto grave di cui si parla poco, ci si ricorda solo il 2 di aprile che è la giornata internazionale dell'autismo, ma noi abbiamo pensato che aveva ragione di spalmare questa sensibilizzazione anche negli altri giornate, in altri giorni. Il ricavato del libero contributo per l'iscrizione alla passeggiata sarà devoluto per le attività del centro Sant'Eusanio di Rieti. L'appuntamento è alle 14.30 presso il campo scuola. La camminata poi proseguirà lungo via Cinzia fino ad arrivare in piazza Vittorio Emanuele, per poi scendere a Porta d'Arce nel cortile del centro Sant'Eusanio, passando per via Garibaldi e nella zona dei Pozzi. Le previsioni meteorologiche, aggiunge Paolucci, non promettono condizioni di stabilità. In caso di maltempo, la manifestazione sarà rinviata al 30 aprile con le stesse modalità. Al via la settimana Sabina Altrove, promossa dal Comune di Rieti nell'ambito delle attività di promozione dell'identità e della cultura europea, insieme all'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia Costaggini. Durante la settimana, che durerà fino al 22 aprile a Strasburgo, la Sabina sarà protagonista di un evento organizzato dall'ISEE d'Hôtellerie et de Tourisme di Illichirk, che ospiterà le altre scuole europee e sue partners. All'evento partecipano il sindaco di Rieti, Simone Petrangeli, e i rappresentanti dell'Istituto Italiana di Cultura a Strasburgo. L'evento è solo un nuovo tassello della rete di attività messa in campo dall'Ufficio Fondi Europei del Comune di Rieti, che, oltre alla presentazione di numerose proposte progettuali, ha curato diverse attività di promozione. La sanità reatina si veste di rosa. La ASL di Rieti aderisce infatti all'iniziativa Open Week, organizzata da Onda per celebrare il 22 aprile la prima giornata nazionale dedicata alla salute della donna. Venerdì 22 aprile, dalle ore 15 alle ore 19, presso l'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del Delellis, diretta dalla dottoressa Giuliana Santilli, le pazienti in post-menopausa, di età compresa tra i 50 e i 65 anni, potranno effettuare gratuitamente uno screening per la prevenzione del tumore dell'endometrio e dell'ovaio. Lo screening sarà effettuato previa prenotazione a partire da lunedì 18 aprile. Si potranno prenotare massimo 30 utenti. L'amministrazione comunale di Torricella in Sabina ha approvato il regolamento contenente il progetto per il servizio civico. Saranno 6 le persone impegnate in attività di pubblica utilità per 10 ore alla settimana ed il progetto avrà una durata di 4 mesi. La retribuzione sarà di 400 euro al mese, ma non tutti potranno partecipare. Questi i requisiti: essere cittadini di Torricella, inoccupati o disoccupati, essere iscritti al centro per l'impiego, trovarsi in una situazione di grave disagio socio-economico. L'età deve essere compresa tra i 18 e i 65 anni. Sono esclusi coloro che posseggono coperture assicurative o altre forme di tutela da parte di altri enti pubblici. Un'opportunità per chi ha bisogno di lavoro. Investi sul tuo futuro. Diventa un professionista nel settore della ristorazione, l'unico che non conosce crisi. Contatta subito Chef School La Corte. Ti offriamo corsi di cucina professionale legalmente riconosciuti con rilascio di attestato valido a livello internazionale. Chef School La Corte non è una semplice scuola. Verrà inserito direttamente nel mondo del lavoro attraverso stage nelle più prestigiose aziende del settore. Sabina Universitas, Federazione Italiana Barman, Associazione Italiana
Italiana Celiachia, Accademia del Peperoncino, Associazione Italiana Sommelier sono solo alcuni dei nostri partners. Che cosa aspetti? Iscriviti subito. Siamo a Rieti in via Emilia 1, Chef School La Corte, l'unica scuola di cucina professionale della provincia accreditata presso la Regione Lazio. L'opportunità che cercavi per trasformare la tua passione nel tuo lavoro. Vi presentiamo il Conad City in via Salaria 26 a Rieti. Da noi solo i migliori prodotti, ai prezzi più bassi. Prodotti del nostro territorio. Conad City. Fare la spesa da noi conviene. Conad City, aperto anche la domenica mattina. Oggi alcuni giocatori del Real Rieti e il tecnico Mario Patriarca hanno fatto visita agli studenti del liceo scientifico di Rieti Carlo Iucci. Nell'ambito dell'iniziativa i giovani incontrano i campioni. L'evento, patrocinato dal CONI, riguarda moltissime scuole della Regione Lazio, con l'obiettivo di divulgare tutti quei valori che allo sport appartengono, ma anche di dare opportunità a centinaia di ragazzi di conoscere i protagonisti sportivi della loro città. La preside del liceo, Stefania Santarelli, commenta così l'evento. I ragazzi hanno deciso quest'anno di fare delle iniziative a carattere sportivo. Noi qui abbiamo il liceo scientifico, sezione di indirizzo sportivo, abbiamo ricevuto sempre in assemblea la squadra di basket di Rieti e oggi la squadra di calcio a 5, quindi siamo particolarmente orgogliosi di averli qui perché da queste giornate i ragazzi escono con tanti messaggi formativi. Presente all'incontro il portiere Giuseppe Micoli, il capitano Geffe e il tecnico Patriarca, che oltre a raccontare la loro esperienza ed il loro percorso hanno risposto alle domande dei studenti. Un pomeriggio ricco di emozioni al Palace Sojourner davanti a quasi 3.000 tifosi. Una partita trasformata in una festa bellissima per la vittoria che è valsa la salvezza con una giornata di anticipo sulla fine del campionato. Dunque, obiettivo raggiunto. Rieti resta in Serie A2, la categoria è salva. In pochi ci avrebbero scommesso, ma i tifosi della NPC sapevano che i ragazzi di Cattani avrebbero potuto battere la capolista Tortona, la quale conduceva la classifica insieme a Scafati. Protagonista in campo è
rafforzato il team, capace di concretizzare un'impresa, battere la capolista, piazzargli un parziale di 13-0, chiudere le frazioni in equilibrio, farsi riprendere e superare, per poi andare a raccogliere nel profondo anche l'ultima molecola di energia e recuperare, giocare punto a punto e vincere. Giocatori che, ruotando sotto l'attenta guida di coach Nunzi, che, aiutato da coach Rossi e Matteucci, mai nulla lascia il caso, hanno profuso energia e concentrazione, ognuno portatore di un mattoncino speciale e necessario alla più bella delle vittorie stagionali. L'eccezionale Pepper, il concreto della rosa, il preciso Veccia, il talentuoso Parente, il costante Mortellaro, l'ottimo Buckles, il combattente Benedusi, l'energetico Longobardi, il genuino Ponziani, il sempre disponibile Auletta, l'atletico Hidalgo ed infine Feliciangeli, il capitano trascinatore. Quello che il carattere e l'esperienza hanno reso elemento centrale ed anima di questo gruppo. Quello che quando entra in campo con una sola azione attribuisce il senso di identità alla squadra. Quello che con una pacca ed un consiglio riporta immediatamente i suoi a concentrarsi e a focalizzare il momento ed infonde grinta e carattere. Picchio, il condottiero condotto il trionfo dai tifosi a fine partita. Colui il quale è entrato poi in sala stampa per ringraziare tutti ed emozionatissimo consegnare l'addio al basket giocato. Un pomeriggio incredibile, in cui c'è stato spazio anche per il sociale, con la vendita di book fotografici in favore dei pazienti emofilici, in collaborazione con Baxalta. È il momento dello spettacolo, nello spettacolo con le Smish, le ballerine della Dance Project di Giorgia Gabriele, che hanno incantato gli spettatori all'intervallo lungo. Un pomeriggio speciale che resterà nella memoria collettiva, cominciato con l'assegnazione del riconoscimento di MVP della Regular Season, premio assegnato da una giuria di giornalisti sportivi per conto di amarantoceleste.it e Mariani Sport a Chris Mortellaro e terminato con il taglio della retina da parte dei tifosi festeggianti con tanto di spumante spruzzato sulle teste dei presenti. Rieti e salva, manca ancora una partita che la NPC giocherà a Reggio Calabria con le spalle più leggere, ma difatti il traguardo è stato tagliato. In settimana si comincerà già a lavorare per la prossima stagione. Avevamo fatto una fatica. No, 20 non lo so, perché comunque questa è una grande squadra. Avete visto che nel secondo tempo hanno completamente cambiato modo di attaccare, modo di fare tutto quello che non aveva funzionato nel primo. È chiaro che noi avevamo fatto una fatica emotiva clamorosa a entrare in partita. Il fatto che insomma ci sia stato il blackout non ci ha aiutato, perché non sarà stato un caso, ma 7-0 come abbiamo ricominciato a giocare secondo me non è una cosa casuale. Ma proprio per questo ancora complimenti clamorosi ai ragazzi, perché poi a riprendere una partita oggi assolutamente solo di cuore, perché non riusciva niente di quello che dicevamo, di quello che disegnavamo, anzi spesso facciamo esattamente il contrario, quindi siamo riusciti a compattarci, abbiamo trovato qualche canestro di talento individuale in attacco e niente, poi il resto l'ha fatto il clima che c'era nel palazzetto, che ci ha aiutato tantissimo nei momenti dove piano piano risucchiavamo, non mi viene la parola, sono un po'... Eravamo risucchiati. Volevo dire che piano piano mangiavamo, rosicchiavamo punti ai nostri avversari e ogni canestro insomma si accendeva sempre di più il palazzetto. La più bella parte dell'anno? A livello tecnico no. A livello emotivo sì. A livello emotivo sì, perché chiaramente nascondeva tanto anche in relazione ai risultati che potevano arrivare dagli altri campi, però sicuramente a livello tecnico non abbiamo fatto una gran partita. E non devono ingannare gli 81 punti, ma insomma è stata una partita giocata male in attacco. Molto bene in difesa nel primo tempo, perché eravamo riusciti a limitare abbastanza bene le cose importanti che loro facevano, però nel secondo tempo abbiamo perso la lucidità, che invece era stata la chiave per vincere la partita a Trapani. Però questa è una squadra che tutto l'anno ha fatto così, quindi io mi danno, perché chiaramente uscire da un time out, chiedere di passare la palla a destra e vedere la palla che va a sinistra, uno dice ma perché?
quando domenica scorsa invece, però è la squadra fatta così, è la squadra che però ecco ci ha dato, ha ripreso una partita che obiettivamente contro un avversario del genere non era facile riprendere. Una curiosità, diciamo, fatto tecnica, 28 secondi dalla fine, per finire avanti, la scelta della macchina qual è stata? Io ho detto 15 secondi. No, 28. Ah, 28 secondi? Alla fine della partita, stavamo avanti di 3 punti. Ah no, lì è stato un errore di comunicazione su pick and roll, era di cambiare, no, mancavano talmente troppo, dopo sì, allora per la precisione bisognava fare fallo quando la palla andava in post basso, perché probabilmente nell'andare in post basso sarebbero rimasti pochi secondi alla fine, però precedentemente era stato scelto di cambiare il piano partita e di passare a fare cambio su tutti i pick and roll. E lì non si sono capiti i ragazzi e stranamente è rimasto libero un giocatore da un pick and roll dove bisognava cambiare e qualcuno non ha cambiato. Poi se ci fai caso, si rivedi la partita, l'azione successiva c'è un cambio e loro si piantano con la palla in mano. Però ti ripeto, questo è stato il motivo principale della nostra stagione, un po' poca di attenzione, di prontezza mentale, però... Soprattutto negli ultimi 2 mesi una squadra con un cuore veramente clamoroso, una squadra che ha raggiunto un risultato secondo me clamoroso anche in relazione alla tipologia del campionato. Cioè io non mi ricordo negli ultimi anni situazioni di questo tipo a 24 punti, noi a 26 oggi con altri risultati potevamo addirittura essere ancora a rischio play out, quindi... Penso che abbiamo fatto veramente una stagione mostruosa e questo ne devo essere grato per i ragazzi, perché non hanno mai mollato un centimetro anche nei momenti di grave difficoltà, anche quando arrivavano critiche abbastanza ingiuste e ridicole, anche soprattutto perché venivano veramente in maniera infondata su cose inesistenti, quindi loro si sono compattati. Un po' successo come negli altri anni, siamo riusciti a farci un po' zimbello di chi ci criticava su certe situazioni che erano veramente da bar dello sport. Quei 2 punti di Barcellona in questo momento, diciamo che potrebbe essere salvezza, insomma, ti dispiace non giocarti? Certo. No, non giocarti in playoff a questo punto. Mi dispiace perché per quello che ha scatenato quella sconfitta, perché poi ecco, ti dicevo, sono venute fuori cose sul fatto che infangavamo il nome della città quando credo che eravamo partiti benissimo a Barcellona, più di una volta eravamo riusciti ad andare avanti, c'è stato soltanto un problema anche lì emotivo, anche l'infortunio di Picchio secondo me in quella partita ha pesato molto sull'andamento della partita stessa, perché comunque abbiamo perso un giocatore che ci dava in quella partita in particolare un'energia incredibile. Però poi dopo, se vai a fare il peso di quello che è successo durante il campionato, abbiamo trovato i 2 punti di Trapani che probabilmente non erano preventivati, quindi alla fine la bilancia si va a pareggiare. Altre domande? Che significa per queste ultime 3 partite, come ci hanno detto, le motivazioni del basso, cioè questa è una squadra che ha vissuto probabilmente il momento più basso della sua stagione un mese fa. No, le motivazioni, ma anche il fatto di essere ritornati a fare quello che questa squadra doveva fare, cioè questa era una squadra che con i limiti tecnici che aveva doveva assolutamente essere costante nell'allenarsi e noi purtroppo abbiamo pagato 2 mesi di non allenamento. E questa cosa qua a questo livello si paga. Quando abbiamo ricominciato a fare lavoro sul campo, anche magari semplificando un po' tante cose che io pensavo potessero migliorare nel corso del campionato, allora le cose sono cominciate a migliorare al punto non soltanto di battere questa di squadra, ma io sinceramente vorrei sottolineare anche ecco, la vittoria con Siena qui, una squadra che in quel momento era in grandi condizioni. Ma al di là dell'aver vinto o perso, anche domenica se avremmo perso comunque avevamo messo in campo una partita di buonissima qualità,
Io so che voi guardate solo esclusivamente il risultato, io però ero fiducioso non del fatto dei punti in classifica, ero fiducioso del fatto che avevamo cominciato a giocare, a esprimere un livello di pallacanestro nettamente superiore rispetto a quello degli ultimi tempi. C'è soltanto il rammarico di non aver avuto la squadra, ecco, per tutto il campionato, ma questo credo che non è che capiti a noi ma a tutti, con i giocatori a livello di rendimento costante. Abbiamo avuto un po' di up and down, ma questo qui era da una squadra inesperta, costruita senza esperienza di questo campionato, era normale. E dillo che siamo salvi, porca puttana! Dillo! Sì, siamo salvi. Prego. Senti Luciano, come spieghi la trasfigurazione soggettiva e positiva di questa domanda filosofica in appendice di Rakim Bagos, un giocatore nel quale tu hai sempre creduto nelle ultime 4 partite? Una palingenesi. Che cazzo? Aspetta, fatemi rispondere prima. Allora, io credo che voi siete troppo frettolosi a mettere le etichette alle persone e alle situazioni qui a Rieti. E purtroppo sono un po' di anni che le stesse etichette che mettete vi si ritorcono contro e vi fanno fare delle figure abbastanza di basso livello. Rakim, come tutti gli altri giocatori esordienti in questo campionato, ha avuto gli alti e bassi che hanno tutti i giocatori da qualsiasi parte, non soltanto a Rieti. Quando abbiamo, ripeto, non vorrei essere ripetitivo, però lui è un ragazzo che chiaramente, essendo giovane, essendo la prima esperienza in Italia, era impensabile che potesse essere continuo nel suo rendimento. Bisognava soltanto cercare di coinvolgerlo e di stargli vicino nei momenti di difficoltà. Così è stato da parte sia dei compagni, mia, della società, e lui è stato bravo a ovattare, anche perché questo fa parte un po' degli americani, cioè se ne fregano un po' dei giudizi che vengono dati anche in maniera un po' incompetente sul loro modo di giocare, di modo di fare. Quindi loro sono bravi perché comunque si sono chiusi, si sono distaccati da tutto quello che gli accadeva intorno. È ovvio che per loro è più facile, magari per un italiano un po' di meno, perché poi dopo gli striscioni uno li capisce meglio, però lui aveva soltanto bisogno di essere aspettato. Chiaramente non era un giocatore che ci poteva fare determinate prestazioni, ma era un giocatore che ci poteva dare quello che alla squadra serviva, e credo che in queste ultime partite ce l'ha dato sicuramente, soprattutto a Trapani oggi ha fatto due grandi partite. Ciao. Considerando sempre che poi ha fatto, scusami Gaetano, considerando sempre lui ha fatto la più grande fatica che ha fatto lui è stata quella di adeguarsi al metro arbitrale qui in Italia, perché comunque gli vengono fischiati falli veramente che lo mettono in difficoltà. Io mi sono arbitraggi complessivamente che oggi abbiamo vinto, ma sono anche quello di oggi difficili da comprendere per i giocatori che stanno in campo, perché chiaramente sono, ma oggi per esempio loro hanno avuto un determinato metro che non era sbagliato, però era completamente opposto ai metri che abbiamo incontrato in altre partite. È chiaro che sono stati bravi a mantenerlo, questo c'è da dirlo, però per i giocatori non è facile ogni volta adeguarsi a un metro diverso domenica dopo domenica, però questo è normale, ogni arbitro arbitra in maniera diversa, quindi. Rimessa? C'è stata una rimessa che è stata poi ripresa dall'arbitro e restituita al torcino, una rimessa da fondo campo, con il giocatore che aveva già la palla in mano per poter rimettere, gli è
Ah, sì, sì, ho capito. No, quella penso che... Io credo che la palla entra in campo, sì. Anche perché se tu ci fai caso, non so se ti ricordi domenica... No, no, ma se ti ricordi domenica, Filloi è andato in contropiede dopo aver rubato palla, ha schiacciato, la palla è uscita fuori dal canestro, ok? Lì si sono fermati tutti, il tavolo ha fischiato, un giocatore loro ha raccolto la palla, ha ripreso il canestro e ha fatto canestro. E lì è successo pure un po' quello che è successo qui, cioè sono due episodi che è difficile quando stai in campo saper gestire. No, sì, sì. Eh sì, sono importanti. Ma una curiosità, sono un pochino di Robo Batto. Sì. La palla e mi sembra che era noi, non ho capito. La dalla classi. La dalla a loro, non mi sono. Non lo so. Allora noi la palla non lo so, non mi sono accorto di niente. Può darsi che lui ricadendo abbia sentito dolore e abbia camminato con la palla in mano. Credo che sia un risultato, è un grande risultato, è un grande risultato per la città, per come è venuta, per tutte le difficoltà che ci sono state nel fare la squadra, nel fare il campionato, nel fare tutto, perché comunque non ci dobbiamo dimenticare che è un salto doppio, non è stato un salto singolo. Noi veniamo dalla Serie B e quest'anno c'era stata la riunificazione della Silver e della Gold. Sicuramente in Silver avremmo avuto meno difficoltà a livello tecnico e organizzative con la stessa squadra, per cui credo che sia un grandissimo risultato. Forza Liete! Forza Liete! Forza Liete! 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 Forza! Vanno tutti a qualcuno e vanno a festeggiare! Dai! Dove eravamo rimasti? La trasfigurazione. No, di Bagels abbiamo... È un risultato grande secondo me, perché chiaramente affacciarsi a questo livello con tutte le difficoltà che ci sono state non è facile. Qui contano tanto i dettagli, i particolari, le situazioni che dal di fuori non si vedono ma che invece da dentro noi ce ne accorgiamo che fanno la differenza. Quindi comunque sia è stato, credo, un risultato veramente grande, grande, grande. Futuro, mo c'è una partita ancora, bisogna vincere per puntare a che? A niente. Dai Fabri! Andiamo avanti, dai! Tanto trovare! Grazie a tutti, eh! Ehi! Psst. Nel bene e nel male, nelle critiche non giuste, secondo me, giuste. Grazie a tutti, perché poi comunque, come vi dicevo gli altri anni, quando si vince e si perde, vinco io ma perdete pure voi. Quindi grazie veramente, perché io chiaramente la comunicazione certe volte l'avrei gestita in maniera diversa, però non vi vengo a insegnare a voi come si fa, perché come io non credo che voi mi potete insegnare a me come si fa il contrario, insomma. Però grazie, perché alla fine conta il risultato che Rieti l'anno prossimo rifà la Serie A, e credo che questa cosa qui è una cosa che fa piacere a tutti quanti. Capito? Grazie, eh? Grazie, eh? Grazie a tutti, eh? Investi sul tuo futuro. Diventa un professionista nel settore della ristorazione, l'unico che non conosce crisi. Contatta subito Chef School La Corte. Ti offriamo corsi di cucina professionale legalmente riconosciuti con rilascio di attestato valido a livello internazionale. Chef School La Corte non è una semplice scuola. Verrà inserito direttamente nel mondo del lavoro attraverso stage nelle più prestigiose aziende del settore. Sabina Universitas, Federazione Italiana Barman, Associazione Italiana
celiachia, Accademia del Peperoncino, Associazione Italiana Sommelier, sono solo alcuni dei nostri partners. Che cosa aspetti? Iscriviti subito. Siamo a Rieti, in via Emilia 1, Chef School La Corte, l'unica scuola di cucina professionale della provincia accreditata presso la Regione Lazio. L'opportunità che cercavi per trasformare la tua passione nel tuo lavoro. Vi presentiamo il Conad City in via Salaria 26 a Rieti. Da noi solo i migliori prodotti, ai prezzi più bassi. Prodotti del nostro territorio. Conad City. Fare la spesa da noi conviene. Conad City, aperto anche la domenica mattina.